Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Avete una Hyundai Santa Fe abbastanza recente, ma non così recente, e fate delle strade non a lunga percorrenza e avete cominciato ad avere dei problemi, come al solito, su FAP, AdBlue, EGR e quant'altro. Seguiteci e vedrete che cosa abbiamo fatto su questa vettura. Sigla! Eccoci, qui abbiamo una Hyundai Santa Fe turbo diesel con motore appunto CRD. Non è una vettura che ha chissà quanti anni, il problema è che il cliente purtroppo per esigenze sue non fa delle lunghe percorrenze, non ha tantissimi chilometri, mi sembra che abbia 65.000 chilometri, ma li fa quasi tutti, fa una dozzina di chilometri al giorno andata, una dozzina di chilometri al giorno al ritorno, e quindi in un tempo abbastanza breve, diciamo, perché 65.000 chilometri non sono un tempo lunghissimo, ha cominciato ad avere dei problemi con il sistema FAP. Come ho spiegato tante volte, la soluzione del problema nel momento in cui le rigenerazioni forzate non servono più a niente, perché le rigenerazioni forzate quando il FAP ormai è intasato oltre il 70% sono assolutamente inutili, bisogna intervenire in maniera un pochino più drastica. E abbiamo spesso elencato le tre alternative a discrezione del cliente che il cliente può prendere in considerazione. In questo caso il cliente ha preso in considerazione la seconda alternativa, che era quella appunto di smontare il FAP di serie, di farlo pulire attraverso questi sistemi. Ci sono delle ditte apposta che riscaldano in maniera molto elevata il FAP, bruciano tutto il particolato e riportano entro una certa percentuale il FAP ad essere efficiente. Il problema che cos'è? Ci è già capitato già più di una volta che quando il FAP è intasato oltre un livello massimo, diciamo così, la parte di particolato che rimane all'interno si pietrifica, diventa quasi una pietra. Perché uno fa sì il buonista, l'ecologista, quant'altro, cercando di non andare a fare cose troppo invasive, adotta questo sistema di pulizia specifica. Il problema è che, nonostante questa pulizia, il FAP rimane una parte di questa di questo consolidamento, di questa parte consolidata che blocca sostanzialmente il FAP, e il risultato è poco migliore rispetto a quando la macchina ci è stata consegnata. Quindi abbiamo provato, sempre concordemente con il cliente, a fare questo tentativo. Purtroppo siamo passati dal 85% a 75%, abbiamo guadagnato un 10-12% di pulizia, non è sufficiente, la macchina continua ad avere il problema sul FAP, e se non lo risolviamo in maniera radicale, chiaramente la macchina va in protezione e la prima cosa che subirà sarà una rottura della turbina. Quindi gioco forza, a discrezione del cliente che appunto ci ha commissionato il lavoro, ben sapendo che è un lavoro che non è omologato, smonteremo il FAP togliendo la parte centrale, quindi eliminando questo blocco solido, per poi ritoccare la parte elettronica e chiudere i cicli di pulizia. In questa maniera eliminiamo in maniera definitiva le problematiche appunto legate a questo sistema, che io trovo veramente antelucano, molto molto migliorabile. Io sono contrario a fare delle cose fuori legge, lo sapete, cerco sempre di consigliarvi il più possibile modifiche legali, fino a un certo punto, fin tanto che uno deve scegliere se buttare via la macchina o spendere migliaia di euro per sistemarla, perché è stata progettata con un sistema che è sbagliato, che ha delle pecche pazzesche. Allora a un certo punto uno interviene con il male minore, in sostanza. Quindi adesso noi smonteremo il FAP, perché ci è appena rientrata con le stesse problematiche, quindi abbiamo deciso di smontare il FAP, toglieremo il FAP e poi tramite elettronica andremo appunto a chiudere i cicli di pulizia. In questo caso la macchina è come se fosse nata esattamente senza il FAP, e il problema sarà assolutamente scomparso. Quello che noi consigliamo al cliente, al di là della responsabilità di fare o meno questo lavoro, è, nel momento in cui verrà venduta la macchina,
di specificare a chi compra la macchina che questa macchina è stata defappata. Quindi la cosa migliore è, noi possiamo tornare indietro in maniera reversibile a costo zero per quanto riguarda la parte elettronica, ricarichiamo il file originale dove ci sono i cicli di pulizia e quello ci costa poco o niente, però bisognerà andare in quel momento a ricomprare un FAP originale, perché quando noi andiamo a fare questo tipo di lavoro il FAP lo andiamo a sacrificare e non è più riutilizzabile. Quindi l'importante è che il gioco venga fatto a carte scoperte e non ci siano dei sotterfugi neanche per coloro che poi acquisteranno la macchina. Io spero anche in questo caso, anche per questa ennesima avventura che riguarda, ennesimo problema che riguarda tutte le macchine dotate di FAP, di essere stato più che esaustivo. Ribadisco che è un lavoro non omologato, quindi a discrezione del cliente farlo o meno. Per il resto, qualunque tipo di informazione sapete dove trovarmi. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella in basso a sinistra e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!